Prima contro seconda, la 13ª giornata propone il derby tra Valpigola e Real Torino al Cotta Morandini di Torre Pellice. La sfida è preceduta da un intensissimo minuto di silenzio per ricordare il grande Andrea Ciaz Chiarotti. Diverse e pesanti le assenze in entrambi gli organici. La Valpigol cambia le linee e due centri, Pozzi e Penna, si alterneranno nei tre blocchi d'attacco. In porta, per la prima volta dopo 4 anni, c'è Rivoira e fin dai primi istanti la gara un monologo nero-verde. I torresi schiacciano il Real nel suo terzo e Russo capisce subito che saranno 2 ore di super lavoro. La prima rete arriva dopo 5 minuti appena, Pozzi perde l'ingaggio ma va in pressione. Canale recupera il disco in balaustra e lo restituisce al numero 5. Passaggio illuminante per la corrente Silva che inaugura il tabellino con un tiro preciso. Anche la seconda linea è subito in partita. Gardiol cerca l'angolo, ma la deviazione di Russo è miracolosa. La seconda marcatura ha origine da un ricamo operato da Canale e Silva sul versante sinistro. Il numero 7 si infila centralmente e non dà scampo al portiere. Il disco, potente, si infila sul palo più vicino e Russo non ci arriva. Silva ha studiato interessanti alternative per il power play, con l'avanzamento del difensore Bertin davanti porta. L'idea è vincente al 18esimo. A segnare è proprio lo straniero della Val d'Angrogna. Letale l'inserimento del numero 9 della Valpigol, che la sera precedente ha esordito in Alps col Milano rosso-blu. Nemmeno il tempo di esultare, la difesa del Real lascia troppa libertà a Lorenzo Penna. Scovato da Cordin, appoggia in rete da 2 passi. Anche Penna e Cordin sono reduci dal match di prova col Milano. I primi 20 minuti si concludono a quota 4. Ripresa altrettanto agevole, Paolo Gardiol, il quarto dei neomilanesi, coglie in pieno il palo. Duran Varese gli dice riprova, ma il numero 54 concede a Russo la parata più bella della serata. Ecco l'intervento plastico del portiere, una bella soddisfazione e una partita da incubo. Il Real fatica a far uscire il disco dal terzo, Martina lo serve a Penna che al volo fulmina il portiere torinese. Il pressing nero-verde nel terzo offensivo è instancabile. Pozzi mette fretta i terzini che si fanno soffiare il pack da Duran Varese. Silva vede Canale e è in beata solitudine. Il numero 7 ha tutto il tempo di armare il suo arco. E la sesta rete della Valpigola e Maurizio Russo questa volta proprio non poteva arrivarci. La prima parata di Oneri Voira arriva soltanto al 29esimo, a scaldargli la pinza è il pinerolese Neri. Fefe Cordin è padrone della zona neutra. L'azione di ripartenza è semplice e lineare. 3 passaggi in sequenza e disco a Pozzi. I tifosi avversari lo sanno benissimo. Questo vuol dire gol. La rete numero 8 è firmata dalla seconda linea. Gardiol butta nel mucchio. Davanti alla gabbia c'è un batti e ribatti, ma la deviazione di Penna è sicura e vincente. Tutto facile per il numero 93, autore della sua prima tripletta stagionale. Fine secondo tempo, 8-0. Il terzo periodo è una sequenza quasi ininterrotta di gol. Il primo scaturisce da un passaggio di Penna a Cordin che si accentra e mette nel sacco. Il numero 29 resiste al disturbo del difensore e appoggia nell'angolino basso. Rivediamo. Paolo Gardiol trova finalmente la gioia personale con una sassata al 41esimo la Valpigola in doppia cifra. Bertin scaglia il disco nell'angolo opposto, Davide Martina si lancia all'inseguimento, lavora di stecca a favore di Pozzi che tira, segna e ringrazia. A quota 11 la Valpigola si distrae, il Real Torino vince l'ingaggio alla ripresa delle ostilità e avanza troppo facilmente verso il portiere. Riccardo Corio sottrae lo shutout a Rivoira e giustamente esulta. Reazione immediata, Alex Silva supera 3 difensori in un colpo solo, non resta che il portiere, e 12-1. Ormai è tutto troppo facile, Pozzi rilancia dalla difesa e Bertin si involle in solitaria, finta sul difensore, tocco preciso di polso. Dietro porta si evince la rassegnazione di Russo. I giocatori della Valpigol peccano addirittura di generosità. Qui Cordin avrebbe fatto meglio a tirare anziché passare a Gardiol, posizionato peggio. Il gol numero 14 è rimandato soltanto di poco. Capitan Silva parte dalla difesa. Non è contrastato da nessuno, triangola con Pozzi e trova la tripletta personale.
Il Real ormai lascia campo libero e al 58esimo Canale chiude i conti con un missile sotto la traversa. Finisce 15-1 e nel dopogara, non c'è dubbio questa volta, le facce non saranno tirate. Lorenzo Penna, una partita che avete dominato dall'inizio alla fine, pochissimi tiri, peccato quel gol subito, però per il resto la fase offensiva, diciamo che avete fatto veramente di tutto, anche tu, la tua prestazione personale è stata molto positiva, 3 gol e un assist, vero, bello. Bene, sì, diciamo che abbiamo fatto il salto che dovevamo fare già un po' di partite fa, ovvero abbiamo cominciato a usare la testa. E secondo me era la cosa più importante, usare la testa. Difatti si è visto, c'era sintonia tra tutti quanti sul ghiaccio. Poi, avendo fatto questo scambio di linee all'ultimo, io ho giocato con tutti, perché io e Pozzi facevamo i centri, ci scambiavamo, abbiamo giocato tutti con tutti e abbiamo potuto vedere che c'è sintonia ed è quello che ci serve. Secondo te come mai in un campionato così semplice da questo punto di vista, quindi con sempre vittorie, ci si arrabbia quando si vince di poco perché si gioca male, come mai si subisce sempre un gol almeno? Cioè, c'è stato uno shootout? Sì, questa è la domanda che ci stiamo ponendo tutti quanti, stiamo cercando di risolverla questa cosa, perché questo gol è fastidioso perché comunque vuol dire che c'è stato un errore in difesa, vuol dire che qualcosa non ha funzionato anche se per poco, ed è da risolvere, perché poi nelle partite importanti, più difficili, un errore può portare appunto a un gol decisivo, quindi dobbiamo lavorare su questa cosa. Ok, Alex Bertin, una prestazione convincente dopo le precedenti prestazioni meno convincenti. Il tuo ruolo, molto spesso in power play hai giocato da attaccante aggiunto, no? con Silva dietro, andare a disturbare il portiere e i difensori, è una cosa che avete provato nel power play? Sì, abbiamo cercato di avere più stili di power play e uno di questi è proprio quello nel quale io scendo a fare screen davanti porta, perché pensiamo che in questa lega qua tanti portieri non sono abituati a giocare con un soggetto che copre la sua visuale, quindi se si riesce a fare un buon lavoro davanti porta, a coprire il portiere, abbiamo degli ottimi giocatori come Alex Silva e Pietro Canale che anche dalla linea blu, se hanno spazio, tirano e se il portiere non vede, gol. In effetti in questa squadra, nonostante ci siano degli ottimi difensori, anche dei buoni tiratori, i gol dei difensori sono meno frequenti rispetto al passato. Dico una stupidaggine? No, dici bene. Questo secondo me è dato da 2 fattori. Il primo è che gli attaccanti hanno molto più tempo per entrare in zona, quindi non hanno bisogno di scaricare sui difensori. E l'altro canto è che in fase difensiva la squadra avversaria non gioca come, diciamo, una squadra professionistica, quindi non tiene un giocatore sul difensore ma si chiudono tutti davanti porta. Questo implica a fine partita molti più block shot, ovvero dischi parati dai giocatori di movimento.